eccoci tornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere gli acquisti che abbiamo Asquisti. Che abbiamo fatto da Tiger. Gira. Vabbè. Allora, sono giusto due o tre ragazzi, niente di che. Allora, innanzitutto vi dico che Marco se l'ha preso il classico latte al cioccolato, che non si trova comunque da tutte le parti quel latte, perché in molti Tiger non c'è. Esatto. Poi abbiamo preso questa. Allora, da Tiger c'è la collezione giapponese. Giapponese kawaii, insomma. Esatto. Se non avete visto i prodotti che ci sono da Tiger, appunto, sul canale è uscito il video. Vedrò se riesco nel poco tempo libero che ho a mettervi la ID info qua in alto. Esatto. Di quel video. Allora, ho preso questa, che è una ciotolina per mettere dentro la salsa di soia. Io quando mangio il sushi l'ho già testata, ragazzi. Appunto, si mette la salsa di soia e poi voi bevete, insomma, quello che mangiate. Ed è comodissima, perché io non ce l'avevo questa. E questa costava 1 euro. Sì. Poi abbiamo preso questa, che è tipo il fimo, diciamo. Loro la chiamano plastilina. Argilla polimerica, plastilina con due portachiavi. Allora, praticamente si può creare l'unicorno e farlo a portachiave. C'era anche il dinosauro. È un fiore, mi sembra. Questo qua, ragazzi, era l'ultimo. Quindi ragazzi, se volete vedere il video di questa creazione, che si farà tramite un forno. Sì, penso. Allora, ho visto il video di Erika, dove appunto anche lei aveva preso questo, dicendo che era uguale al fimo. Quindi il fimo praticamente si cuoce, una volta fatta la creazione si dovrebbe cuocere, e va cotta nel fornetto, ovviamente. Però quel fornetto non va poi usato successivamente, perché queste cose... Per i cibi, perché queste cose sono cancerogene, quindi potreste incombere a malattie, insomma. Esatto. Magari più in là, se riusciremo poi a prenderci un fornetto, diciamo, a parte, vedremo, insomma. Intanto io l'ho preso, perché poi so che andrà a ruba. Intanto voi diteci se volete questa tipologia di video. Esatto. E poi... Vai. Ok, va bene, questo siamo a posto. Adesso avanziamo. Poi ho preso questi due. Io sono appunto sesto. No, ascoltami. No. Allora, c'era il panda, c'era il criceto, c'era il... Cos'altro? Allora, c'erano i memo pad fatti a kimono, diciamo, però io queste cose non ci faccio niente. Siccome non c'erano tipo peluche, così, perché di solito Tiger mette anche peluche, allora ho preso le due gommine a forma di panda. Ovviamente questi qua non li uso, nel senso, per cancellare. Adesso vi faccio vedere come sono. Qui cosa c'è scritto? Gomma. Gomma. Oddio, che carino. È una gomma, appunto. Poi sotto nei commenti diteci quale tra questi prodotti vi piace di più. Rosa. E quale voi prendereste? È una femmina. E qui qua è il maschietto. E questi costa... Allora, questo qui costava... Aspettate che ce lo scontro. Allora, questi 1 euro l'uno. Ok. Quindi 2 euro 2. Ed è fatto così. Poi, allora, le gommine 1 euro. Poi latte al cioccolato, vabbè, 2 euro. Ciotolina per la salsa di soia 1 euro. Poi kit portachiavi DIY 2 euro. Quindi questo qua 2 euro. Set di matite. Queste sono set di matite. Poi set di matite 4 euro. Allora, adesso andiamo a vedere se ne vale 4 euro, perché qui ce n'è un po'. Però vediamo. Allora, alla confezione di latta. Oh mamma. Aprire, ok. Wow. Sono tutti i colori così. Vediamo, tipo... tutti i colori, quindi dal marrone, viola, rosso, arancione, esatto, giallo. Tutte le varie sfumature, diciamo. Sì, sì, sì. E ce ne sono, vediamo un po'. Aspettate che li metto, ok? Ok, sono 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. Ok, quindi sono fatti così. E li ho presi, perché ho preso anche questo.
E anche qui dovete sotto nei commenti dirci se volete questa tipologia di video. In realtà ci sono tanti altri quadernini che dovremmo ancora iniziare a colorare. Aspetta, però. Allora, questo qui intanto costa 2 euro questo. Allora, io avevo preso un altro tempo fa con i mandala, però non è che mi facesse impazzire, vi dico la verità, perché in teoria a me colorare mi rilassa un casino. E quello invece mi faceva venire i nervi, più che rilassarmi. Invece questi qua sono bellissimi. Quindi ragazzi, se volete vedere Chiara colorare appunto questi pandini, magari potete, adesso noi vi facciamo vedere queste... pagine. Queste pagine con le cose che ci sono da colorare, magari voi sotto potete dirci come colorarli, se appunto per interagire con voi. Allora, qui ci sono 32 pagine, vedete? Ok. E allora, la prima è fatta così, con la faccia da bambino. Poi abbiamo il gatto, quello portafortuna giapponese, classico. Qui abbiamo la geisha, bellissima. Questa è la, come la penna, c'è una penna a forma di ghetto. Pesciolino. Una specie di LOL. Ma che LOL! È sempre una geisha, diciamo. Qui c'è il panda, con, sembra Kung Fu Panda. Con bastoncini. Un bastoncino di bambù. Qua abbiamo un origami a forma di farfalla. Poi qui c'è il gatto, quello famoso, portafortuna. Sì, quello lì sembra Snorlax, comunque. Il pesce. Un'altra bambina, geisha. Qui abbiamo, oddio, quei palloncini rossi che sì, di solito si vedono dentro i ristoranti, sì, diciamo. Gelato. Kawaii. Oddio, il cricettino dentro la ciotola di riso, che carino, piccolino. Qui un'altra geisha, poi qua abbiamo un coniglietto con una carota, e qui tutte faccine. Ma insomma, devo dire che ce ne sono tante. Ma questo è un raviolo, e questo qua è il sushi, tipo, no, non quello, non si mangia però. Ah, c'erano anche, ecco, c'erano anche le cose a forma di sushi, tipo quadernini. No, no, non che si mangiano, ragazzi. No, tipo quadernini e cose così. Qua c'è la faccia di una geisha, questo non so cosa sia. L'ombrellino giapponese, famoso. Qui abbiamo un polipo. Ce ne sono un bel po'. Sushi! Guardate, sushi, sushi! I love you, sushi. Poi qua abbiamo altro sushi. Sì, guardate quante ancora ce ne sono. Avanziamo. Questa è una casa tipica giapponese. Qui abbiamo il gatto. Cioè, praticamente per ogni disegno potremmo farci un video, ragazzi. Quindi pensate a quanti video veramente verrebbero fuori. Questo è un... Ah, forse è quelle bacchette che utilizzano le giapponesi per poggiarsi, okay, i capelli. Questa è una bandiera, sempre giapponese. Poi qua abbiamo queste cose qua, vabbè, sempre giapponesi, la geisha di nuovo, madonna mia, la ciotola di ramen, vedete, anche qua, ramen, che buono. Poi qua abbiamo, non so cosa, un albero forse strano, quel cricetino con... Sembra ghiotto. Sì, con, oddio, come si chiama? Seme. Seme di girasole. E qui abbiamo di nuovo il pandino. Quindi ragazzi, tra... Che carino! Voi sotto nei commenti dovreste fare, insomma, un lavoro un po' complesso, però magari iniziamo, ecco, magari dal primo, facciamo così, dal primo disegno. E voi ci... ovvio, inizia dal primo. E voi ci dite come magari dobbiamo colorarlo, come vi piacerebbe vedere appunto il primo disegno, che sarebbe appunto... quello del pandino, mi sembra, esatto. Quindi questo disegno, ragazzi, se ovviamente voi volete vedere questi video nel sotto nei commenti, ci dite se volete vedere il video. E seconda cosa, ci dite come colorarlo. Ovviamente. Con quali colori tra quelli che abbiamo. Si colora il contorno, perché di solito il panda è bianco e nero. Sì. Si colora il contorno, esatto, ovviamente. Quindi ci dite come Chiara farà il contorno. Non ovviamente da mangiare.
E noi con questo terminiamo, quindi ragazzi mi raccomando, commentate in tanti, siate attivi, iscrivetevi al canale e mi raccomando andate a vedere il video dei prodotti della collezione di Giappone che spero di riuscire a mettervi tra le ID info, perché di video veramente ragazzi ne carico una quintalata ed è una cosa che purtroppo non riesco a fare come altri youtuber. Poi avendo un bambino è tutto più complesso. Ci vediamo al prossimo video. Bye bye. Ciao.